Buongiorno, benvenuti a Spunti e Spuntini. Cominciamo la trasmissione tornando a parlare di turismo e oggi in particolare vogliamo parlare di quelli che sono stati i benefici che ha portato nel settore la tassa di soggiorno. Lo facciamo parlando con Giulia Zennaro, che è giornalista e tutor dell'Accademia di Formazione dell'Associazione Italiana di Giornalismo Costruttivo. Ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno a te, Gloria, buongiorno a tutti. Giulia, come spiega bene Edoardo Monti nel suo articolo su buonenotizie.it, la chiamiamo tassa di soggiorno, forse sarebbe meglio chiamarla imposta di soggiorno, quella che è stata appunto poi istituita a partire dal 2011. Ci ricordi qual è il suo scopo e in quali città è stata utilizzata per compensare anche la crisi del turismo? Sì, giustamente come ha sottolineato Edoardo nell'articolo, sarebbe più corretto chiamarla imposta, si chiama tassa, insomma, così per comodità e forse anche per questo a questo deve la sua, diciamo, cattiva fama, nel senso che non si sa bene a cosa serva questa tassa, ma informandosi si scopre che la legge appunto stabilisce che come regola generale il denaro che viene ricavato dalle tasse di soggiorno vada investito unicamente in progetti che valorizzino il turismo in Italia, quindi è un denaro che viene reinvestito e viene anche regolamentato in base alla struttura presso la quale si è ospitati. Un 5 stelle ovviamente non farà pagare come un 2 stelle. E nella scorsa legge di bilancio dell'anno scorso la tassa è passata da 5 a 10 euro, c'è stata questa novità, per i centri urbani in cui il numero di visitatori fosse di 20 volte superiore rispetto alla popolazione media, il che è servito anche per compensare le perdite di turismo che c'erano state dopo il periodo pandemico. Al momento ci sono soltanto 5 sulle attualmente più di 1000 comuni in Italia che hanno istituito la tassa di soggiorno, soltanto 5 città possono trarre vantaggio, diciamo, da questa norma. E si tratta di Rimini, Verbania, Firenze e Pisa e Venezia, che è un capitolo particolarmente delicato, nel senso che oltre alla tassa di soggiorno, prossimamente arriverà anche il numero chiuso. C'è quello che si dovrebbe chiamare contributo di accesso a Venezia, che Esatto. diciamo, l'obiettivo è quello di cercare di trovare un equilibrio tra chi a Venezia ci abita, ci studia, ci lavora e i turisti che arrivano in visita in città. Da veneziana, Giulia, che ne pensi? Sarà questa la soluzione per Venezia? Allora, personalmente da veneziana e come giornalista non penso sia questa la soluzione, penso che la soluzione sia molto più complessa e si deve agire per rendere Venezia più vivibile e per disincentivare il turismo mordi e fuggi e per incentivare invece coloro che vogliono risiedere a Venezia, vogliono continuare a risiedere a Venezia e non è certo con una tassa che alcuni turisti sono tranquillamente in grado di pagare perché parliamo di un contributo che per questa sperimentazione, perché al momento una sperimentazione sarà di 5 euro, quindi assolutamente alla portata di tutti. Quindi per il momento si tratta di partirà con una sperimentazione dalla primavera 2024 di soli 30 giorni l'anno per vedere un po' come va, con un calendario incentrato soprattutto sui momenti di massima affluenza in città, come possono essere i ponti, i weekend in alta stagione e ovviamente anche il Carnevale di Venezia. Saranno esentati ovviamente tutti coloro che risiedono in Veneto, che studiano a Venezia, quindi ci saranno varie esenzioni. I veneziani ovviamente e anche tutti i residenti in Veneto non dovranno prenotarsi, non dovranno di sicuro parlare e pagare la tassa di soggiorno. Adesso si sta attendendo che un'ulteriore delibera definisca in maniera un po' più dettagliata quelle che saranno ad esempio possibili esenzioni per le isole, perché Venezia non è soltanto quella a forma di pesce, ci sono tante altre isole intorno e altri dettagli come fasce orarie e quante prenotazioni saranno effettivamente concesse al giorno. Sarà interessante controllare come verranno
come verrà poi effettivamente controllato che tutti coloro che hanno la prenotazione arrivino a Venezia. Si parlava addirittura di tornelli fino a qualche mese fa, ma insomma è un po', Accipicchia. è tutto ancora da definire, ecco. Accipicchia, insomma, sarà curioso poi appunto vedere davvero come quello che succederà. Abbiamo parlato qualche settimana fa delle zone rosse di Portofino, sono tutte misure che si stanno cercando di prendere per limitare quello che è diciamo il turismo eccessivo nelle nostre città. Vedremo e torneremo sicuramente a parlare. Intanto, se volete approfondire, potete andare su buonenotizie.it. Grazie a Giulia Zennaro di essere stata con noi oggi. Ciao Giulia. Ciao, alla prossima, grazie. Una piccola pausa e torniamo con un altro argomento.